Anche l'annuale meeting di Comunione e Liberazione che si sta svolgendo in questi giorni a Rimini ha voluto rendere omaggio al beato Pino Puglisi a 30 anni dalla morte avvenuta per mano mafiosa il 15 settembre del 1993. Oltre 3.000 le persone presenti e moltissime altre collegate in streaming hanno ascoltato il racconto appassionato tracciato dall'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, dal sostituto procuratore generale della Cassazione Antonio Balsamo e da Vincenzo Morgante, direttore di TV 2000. A introdurre i lavori il palermitano Salvatore Taormina, membro della redazione culturale del meeting, che ha ringraziato Tele One per aver messo a disposizione l'intervista al fratello del beato Franco Puglisi, trasmessa all'inizio dell'incontro e seguita da un lungo applauso. Iniziamo vedendo un breve video realizzato dalla giornalista palermitana Gabriella Ricotta per la emittente Tele One, che ringrazio per aver concesso i diritti di questo breve video, ed è un breve video dove vengono rivolte alcune domande al fratello vivente di Don Puglisi. Lui è l'emblema dell'amicizia umana, la maggior parte del suo ministero lo ha effuso appunto con i giovani, credendo molto a contesti umani, culturali, che potessero introdurre i giovani a un senso più profondo della vita. Ma per lui, che era in tutto e per tutto un vero autentico sacerdote, alla fine il senso ultimo della vita lo acquisiva dal Vangelo. La figura di Gesù, l'uomo per eccellenza, perché è colui che di tutta la sua vita fa un dono. Credo che questo sia anche il presupposto per cui ci possa essere un'amicizia sociale nelle nostre relazioni a tutti i livelli, direi quasi, con la prospettiva di Papa Francesco, un'amicizia mondiale. La più bella definizione della giustizia che ho mai sentito, io l'ho trovata nelle parole di padre Pino Puglisi. Giustizia significa mettere al centro l'uomo, è quello che lui ha cercato di fare nella sua attività a Brancaccio, con la capacità di farsi carico dei bisogni dei più poveri. C'è una sua espressione bellissima: il diritto dei più poveri. Ecco, padre Pino Puglisi è una persona che si è fatta portatrice delle esigenze della Palermo più bisognosa, di quella Palermo che aveva bisogno di riscrivere il proprio destino. E il suo impegno è una fonte di ispirazione per tutti noi oggi. Testimone di speranza, testimone di vita, in un quartiere difficile di Palermo, tristemente famoso, Brancaccio, ebbe il coraggio di sfidare i signorotti del quartiere, i famosi fratelli Graviano, ma una sfida con le modalità e con i contenuti proprio di un sacerdote, che non era un sacerdote antimafia, era un sacerdote pro vita, pro speranza appunto, e decise soprattutto di investire il suo impegno presbiterale a favore dei più piccoli, a favore dei giovani, sollecitando loro stessi e le loro famiglie a ribellarsi ad un andazzo che diceva che la loro vita era inevitabilmente destinata ad intrecciarsi con quella della malavita, con quella della mafia e dell'illegalità.